Le proposte del Partito Democratico per una nuova legge elettorale. Questo è il titolo di un affollato convegno tenutosi alla GAM sabato scorso, in cui oltre ai vertici del partito regionale hanno preso la parola gli onorevoli Violante e Bressa, che stanno lavorando per cambiare la legge elettorale. Ai nostri microfoni i protagonisti. Segretario Morgando, questa iniziativa realizzata qui alla GAM, qual è il significato? Noi intanto abbiamo sempre detto che un nostro obiettivo fondamentale di questa fase, chiamiamola così, di transizione politica caratterizzata dal governo Monti era che il Parlamento approvasse una nuova legge elettorale per restituire ai cittadini il potere di scegliere i propri rappresentanti. Fino adesso, con la legge attualmente in vigore, come è noto, in realtà decidono i partiti, poche persone, in genere istanze chiuse romane, no? Quindi noi abbiamo sempre detto, noi vogliamo che si faccia una nuova legge elettorale perché pensiamo che questo sia un elemento fondamentale del processo democratico. Onorevole Violante, allora, rafforzare la democrazia in Italia come si fa? Beh, poi pochi secondi. No, noi pensiamo di lavorare adesso su una limitata riforma costituzionale che serva a sostenere la legge elettorale, quindi ridurre il numero dei parlamentari, abbassare l'età di voto a 18 anni per Camera e Senato, abbassare l'età degli eleggibili, 21 anni Camera, 35 anni Senato, consolidare con la sfiducia costruttiva le maggioranze di governo, cioè non si può buttare giù un governo se non c'è una nuova maggioranza già costruita con un nuovo leader. Questo dal punto di vista costituzionale. Dal punto di vista della legge elettorale, dare ai cittadini la possibilità di scegliere, che adesso non c'è, e favorire governi di legislatura. Cioè oggi cosa succede? Che io metto insieme tutti quelli che sono contro il mio avversario, magari vinciamo le elezioni ma non siamo in grado di governare perché non abbiamo un programma comune. Invece deve prevedere il programma comune sull'avversario comune.